scusi, stasera protagonista della serata la ricotta. La ricotta. Abbiamo un ottimo Alfio Badia alla chitarra. Che prosciutti. Yeah. Bene, dopo questa grande ricotteggiata abbiamo infatti ricottato con la ricotta il ricotteggiamento ricotteggiante, e soprattutto con due pezzi di pane e l'altro veramente erano sette. Beh, io sono stato qua tutta la sera, tu ne sai qualcosa? Vuoi parlarci un po' delle caratteristiche organolettiche della ricotta vera, latticino, non quella che certo, poi no. Andremo a discutere? No, perché allora la ricotta, in quanto ricotta, è una cosa. Scricchiolanti, elemento fondamentale. Bianche e nere scricchiolanti, catenone d'oro. Camicia aperta, colletto largo come lo. No, aspetta, aspetta, stiamo parlando del latticino, dopo andiamo a quel signore là. Vai. Scusa, no, quella ricotta, inizia con la ricotta. Ah! Ricotta questa da mangiare. Vai. Quella del ricottificio, sì. Non dell'artigiano singolo. Del casaro. L'artigiano singolo invece è un ricottaro, ma di solito in un'altra si arte. Occupa di altre ricotte. Quindi? Quindi la ricotta è cotta due volte, perciò si chiama ricotta. Ah, è come il biscotto. Sì, però è cotta due volte in latino, quindi viene più duro. E quindi biscotto e ricotta secondo te andrebbero bene? Sì, il biscotto con la ricotta. Si azzuppa il biscotto quando si fa la ricotta. Ecco, anche è contestuale alla cucina. Questa è la ricotta da mangiare. Invece la ricotta, quella lì del macro, il lenone, l'artigiano singolo. Come dice Nino, il papicciulo. Papicciulo nel caso di scarpe bianche e nere. Ecco, scarpe bianche e nere. Suggerisce il nel caso del ricotta. Io non, l'ha detto lui? Sì. Questa, io non dico queste cose, bravissima. Com'è? La ricotta! Quindi? Quindi si cuoce due volte. Un'altra volta, stiamo parlando adesso dell'altro, dalla ricotta al ricottaro. No, così. Cos'è il ricottaro? Che è ancora calda, perché è cotta due volte. Sì, quindi. Ok, ma invece il ricottaro? Invece il ricottaro, che si può anche chiamare macro, lenone, papicciulo, ruffiano, si può chiamare pure, che ne so, si può chiamare Riccardo. Beh. Per dire, no, un nome così a caso, no. Si può chiamare Dario, per esempio. Vorrei avere Nino, Toni, Daniele. Dipende, se avete cantato o avete suonato. Voi che avete fatto? Se avete cantato, effettivamente io sono il manager, ma se avete suonato, io sono ricottaro. Lo dice la parola stessa. Quindi io di solito suono. Quindi okay. Lui è il ricottaro automaticamente. Allora, Tony, però Tony canta. E quindi io sono manager. Tu sei un manager. Hai capito? Ho capito. Quando hanno inventato il prodotto caseario, sì, hanno chiesto chi l'ha inventato, ma come si chiama? E lui. Tutti. Dai, ricotta! Alla fine si è ricottato. Era uno smemorato. Si è smemorato, ecco. Quindi grazie a questo fatto la ricotta. Ma perché la ricotta contiene fosforo? No, però in un certo senso. Però è bianca, mancherebbe il nero. Potrebbe anche contenerlo. Certo. Con un doppio passaggio. Per un fenomeno osmotico. Potrebbe, diciamo, vero professore? Ecco, diciamo così, sì, nell'osmosi, importantissimo, sì. fenomeno. Che si manifesta, qualora la ricotta viene contaminata, è da materiale ittico, che come sappiamo è ricco di, sì, diciamo con queste parole semplici, fosforo. Grazie anche al famoso personaggio, quello della magia, Harry Potter. Ah, Harry Potter, sì, a Ricottworth, il paese Ricottworth. È venuto con l'ericottero. Ah, ecco, non me lo ricottavo. Nino, che ci vuoi dire tu della ricotta o dei ricottari? Che posso dire io? Ormai l'abbiamo spalmata, mangiata e abbiamo ricottato tutta la serata, quindi. Questa è una serata che ci ricotteremo, vero? Sì, senza diventare mai ricottatori. Ma non abbiamo ancora chiarito il ricottaro. Chi è? Il ricottaro dipende sempre dalle scarpe. Per esempio, il ricottaro io sapevo che era uno che lavorava con quella cosa. Ogni tanto. Recita Bob!
fa venditore, quindi, in subaffitto. Quindi lui vende in subaffitto. In subaffitto perché la proprietà è più altrui. Vendere, più che vendere lui ne ricava, ci lucra. Sì, proprio schiumando, quando si produce quello che schiuma. Ma se schiuma vuol dire forse raccogliendo. Se schiuma forse andava lavata prima, non... Raccogliendo poi. Sì, anche se non si lava, insomma, poi è sgradevole anche la fruizione. Sì. Perché c'è quell'idore di ricotta persa. Sì, alle volte anche di fosforo, no, dipende. Non so, si panna sabato scorso. Ah, una settimana. A rotta le stipate. Va bene, allora ricotta, ricottare, noi abbiamo mangiato. Nino ha preparato. Nino ha preparato questo fantastico extraterrestre. Voglio delle burger ricotto. Fa questo fantastico panino, cicoli, ricotta senza cicoli. Cicoli. Cicoli, ricotta. Oh, scusa. Aspetta, cicola? No, non cicola. Senza cicola ha messo l'olio. Quindi ricotta, prosciutto, pomodoro. E olio extravergine d'oliva. D'oliva. A noi è piaciuto. Per mercoledì prossimo? Ci penseremo.